capito bene, ma per salire bisogna fermare la liberatoria. Per salire all'ingresso. Ci sono questi cordini che sono serviti per... Ma un po' all'ultimo, diciamo. Questo è il primo piano dove partono i due percorsi a doppia elica, uno di salita e uno di discesa. E qui... Scusa, vai avanti tu. E qui al primo piano abbiamo questo primo stage, che è una sorta di anfiteatro. Sì. Con delle panchine, delle sedute. Anche quello là è il palco e poi qui ci sono... Le sedute, quindi c'ha una quindicina, una ventina di posti. Sì, diciamo che in totale quest'area avrà una portata di più o meno 40 persone, ma dipenderà... Qui siamo già a 7-8 metri. Dipenderà dal test finale di stabilità e sarà utilizzato per eventuali incontri, lecture... Sì, per eventi. Andiamo avanti di qua? Sì, sì. Se vogliamo allungarsi... Qui c'è l'arrivo dell'altro percorso, questo è l'altro percorso che sale che al primo piano. Che sarà usato come discesa. Ok. Il fatto è che da fuori non si percepisce che ci sono tutti questi camminamenti all'interno. Qui se guardiamo sotto si vede completamente fino a terra, perché siamo su delle canne di bambù proprio. Si possono vedere bene i dettagli decorativi che sono un po' anche il frutto della collaborazione personale dei climber americani e italiani. Perché queste sono corde da climber. Sono corde da arrampicata e diciamo che lavorando assieme ogni anno, ogni volta che fanno questa installazione, che poi è sempre diversa, creano anche nuove pratiche, nuovi modi di costruire, di legare, di decorare. Infatti per loro il team building, la collaborazione... Comincia a aprirsi proprio il panorama sulla città. Quindi le persone che collaborano con loro sono veri e propri esperti di... Arrampicata. Americani che hanno già lavorato con loro. Qui c'è il secondo percorso a doppia elica che scenderà. Sì. C'è un altro passaggio, c'è il percorso. E altri 15 climber italiani che sono stati formati da loro, dai climber più esperti e dagli artisti, e che sono diventati parte integrante del gruppo. Questo stage a che altezza è? Qui siamo già belli alti. Credo una ventina di 20 metri. Qui c'è un tavolino. Qui si potranno ospitare circa 20 persone. Ci ancora per eventi. Qua si apre proprio il panorama dei dettagli molto su tutta testaccia. Sedute praticamente nel vuoto. Quindi davvero qui diventa free climber praticamente. Lì c'è l'ultimo, qui c'è l'ultimo pezzo. Qua ci sono le ultime due piccoli stage. Il più alto 4 persone, ma non possiamo salire perché non è ancora finito. Solo per 4, ma devono ancora finirle. Qua siamo veramente... sospesi nel nulla, si vede tutto il quartiere di Porta Portese, Gianicolo, Testaccio, Aventino, di là tutta l'Ostiense con i gazzometri.